Piacenza, la provincia dei Castelli, un'attribuzione, un'immagine che ormai è divenuta quasi un brand commerciale e che è autentica nella storia e nel patrimonio culturale della nostra provincia. E quest'anima castrense del Piacentino è quanto mai vera qui a Paderna, dove ancora oggi noi possiamo cogliere il tipico insediamento fortificato di pianura, il ricetto, ovvero una struttura fortificata di dimensioni talvolta anche contenute, che serviva a presidiare le risorse agricole di un territorio in un'epoca anteriore all'anno 1000, in cui erano ancora frequenti le incursioni, le scorrerie dei popoli barbarici. Intorno al XII secolo il ricetto era sicuramente documentato tra i beni, tra le proprietà del monastero di San Savino di Piacenza, e il monastero esercitava la sua proprietà, la sua giurisdizione su questo luogo attraverso un vassallo che era incaricato di conservare, di gestire, di amministrare il castello e le terre che aveva all'intorno. Il complesso castrense di Paderna, nella sua condizione attuale, si presenta come il prodotto di una stratificazione di interventi, di ampliamenti che si sono succeduti a partire soprattutto dal 1400, epoca in cui la famiglia Marazzani viene in possesso di questo luogo, conservandolo poi per i 500 anni successivi attraverso passaggi di proprietà all'interno dei vari rami della medesima famiglia. Dal nucleo originario dell'antico ricetto alto medioevale, proprio qui alle mie spalle, viene quindi costruita una grande corte agricola che va ad abbracciare uno spazio decisamente più esteso, nel quale non riconosciamo più un circuito fortificato, quindi la finalità difensiva militare è venuta meno, a favore invece di un potenziamento dell'aspetto produttivo. Il castello, in sostanza, ha prevalso nel suo aspetto di azienda agricola rispetto alle origini di presidio fortificato, di presidio castrense. Nel nucleo più antico del castello noi troviamo un autentico gioiello dell'architettura preromanica piacentina. Stiamo parlando della cappella castrense di Paderna, nella quale riconosciamo una stratificazione architettonica piuttosto complessa, a incominciare dagli stessi elementi che costituiscono la struttura interna, nella quale vediamo reimpiegati numerosi materiali di spoglio di epoca romana, a significare evidentemente una presenza piuttosto importante fin dall'epoca imperiale da parte della colonizzazione romana di questo territorio. A questo si aggiunge anche la struttura, l'impianto planimetrico stesso di questo luogo, che ricorda da vicino le architetture bizantine dell'Italia meridionale, in particolar modo la cattolica di Stilo. Non è casuale questo avvicinamento, in realtà piuttosto inconsueto, vista la distanza culturale e geografica tra il nostro territorio e la Calabria. Eppure, una figura molto importante del Medioevo piacentino, Giovanni Filagato, arcivescovo di Piacenza sul finire del X secolo, nonché potente antipapa, veniva proprio da quelle terre. Ecco quindi che in questo luogo troviamo un legame piuttosto importante, riusciamo ad aprire un'immagine piuttosto significativa di quello che era la ricchezza culturale del Medioevo piacentino ancor prima dell'anno 1000. La storia molto antica del castello di Paderna si rinnova, rivive ancora oggi nel presente con l'importante kermesse culturale dei frutti antichi, che nella seconda fine settimana di maggio riproporrà la storia di questo luogo in una chiave contemporanea che riprende le tradizioni, la cultura del nostro territorio, rendendola ogni volta sempre più interessante.